su Rise of the Tomb Raider, una montagna da scalare. Appunto, ci eravamo lasciati con questa montagna da scalare. Il gioco doveva finire la installazione. Ok, vediamo un po'. Oddio, siamo spazzati letteralmente via. Sta ancora caricando. Vediamo un po', ragazzi. Ma cosa devo? Ah, ok, devo. Dai. Ok, lo dovevo fare prima che arrivi la valanga. Ok, qua. Saltiamo, ragazzi, nel vuoto! E il nostro piccone del ghiaccio, bellissimo. Ah, la valanga ci ha travolti. Siamo vivi? Vivi per miracolo. Due settimane prima. Grafica stupenda, ragazzi. L'aspetto più crudele della vita è che ne veniamo privati troppo in fretta. Invecchiamo, Dillo forte, ci dopo il indeboliamo forte. e moriamo. Ma cosa rimane di noi? Ossa, polvere Polvere. e la nostra anima? Sopravvivi alla nostra esistenza terrena? Bella domanda. Io credo di sì. I miti e le leggende nascondono sempre un fondo di Fondo di verità, ma non la verità, verità della scienza. Qualcosa di più profondo. La chiave che porta alla vita eterna. Forse ho trovato la soluzione dell'enigma, ma non sono solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, studiano ogni mia mossa. Ora però so chi sono. La Trinità. Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Devo procedere con cautela per il bene della mia famiglia. Se dovesse succedere qualcosa a Lara o ad Ana, io non potrei mai perdonarmelo. Che succede? Chi arriva? Chi entra? Ah, la nostra cara Lara. La pioggia incessante è fuori, la nostra Lara visibilmente preoccupata. Ragazzi, intanto ricordo anche di seguire i nuovi gameplay di Formula 1 2016, le gare con la nostra cara Toro Rosso, non perdetevele, mi raccomando, sempre sul mio canale YouTube, Luca Mariani. Ioana! Oddio, scusami, davvero. Cosa ci fai qui? Ho visto che i tabloid ce l'hanno di nuovo con te. Pensavo ti servisse compagnia. Altre menzogne. Ti hanno seguita. Seguita? Certo che no. Che sta succedendo? Forse ho trovato la tomba.
No, non farai sul serio. La leggenda del profeta è vera. Papà aveva ragione. Lara, tuo padre non... stava bene. No, stava per fare una grande scoperta. La prova tangibile dell'immortalità dell'anima. Io amavo Richard. L'avrei sposato se l'avessi chiesto. Ma era un uomo distrutto. E non voglio che tu faccia la stessa fine. No, Anna, aveva ragione. Erano gli altri a sbagliare. La tomba è in Siria. Siria? Oh cielo, Lara, Siria, no! Siria attualmente è occupata per metà dall'ISIS assieme all'Iraq. Rimetti a posto la tua vita. Torna a casa, al maniero. Sai bene che non posso tornarci. Stato islamico. Vabbè, questa ossessione ha rovinato tuo padre. Ho visto qualcosa. Qualcosa che non so spiegare. Ora capisco quello che è passato papà. Sono tutte favole. Cose senza senso. Non imboccare questa strada. Sai bene dove porta. È l'unica cosa che conta ora. Troverò la tomba del profeta, Anna. Ok. Si risveglia dal suo sogno. Dove siamo? Ah, in Siria? Vabbè, ci ha catapultati direttamente in Siria. Ehi, stiamo entrando nella zona di guerra. È sicura di quello che fa? Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un'oasi nel canyon più avanti. Spreca il suo tempo. Non c'è niente qui. Continui a guidare, per favore. I soldi sono suoi. Ragazzi, graficamente è veramente spettacolare questo gioco. Da fare invidia a Uncharted 4. C'è qualcosa che non va. Titolo che anch'esso l'ho giocato. Perché ho giocato anche la trilogia, lo consiglio perché l'hai ancora non l'avessi vero? Giocato. Quelli pagavano più di te! Che oh! Mi vogliono un pallottolare di... pallottole di piombo? Andiamocene da qui, voglio vedere come. Vabbè. Arrived. Siamo arrivati dove? Nel luogo? Ci siamo schiantati nel luogo d'arrivo? Anche i capelli, ragazzi, sono fatti benissimo. Erano fatti bene nel precedente titolo che ho giocato di Tomb Raider Definitive Edition, ma qui è ancora meglio. Confine nord-occidentale della Siria. Non torno indietro. Deve essere qui. La tomba perduta cerca le rovine sulle alture. Oddio, vedo imbrogliato, l'effetto voluto, sì. Un secondo, le ricerche di papà parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne sepolto. Ok. Saliamo. Dai che ce la fai, cara Lara. Qui c'è qualcosa. Forse ci sono. Ragazzi, anche l'acqua, le luci, è fatto da Dio, ve lo posso assicurare. Risalgono a un migliaio di anni fa, come minimo. È uno spettacolo per gli occhi, da fare invidia a Uncharted 4, veramente. Incredibile.
È una specie di stele. Non riesco bene a tradurre tutto quanto. Ma questa parola... Profeta! Ci sono. Papà aveva ragione. La tomba perduta. Ah, anche qui abbiamo l'istinto di sopravvivenza come nel precedente capitolo. Qui viene raffigurato mentre compie il miracolo della guarigione. Gli appunti di papà ne parlavano. Sì, le ricordo. Affreschi, legge le iscrizioni murali per migliorare la tua competenza linguistica. Ragazzi, ricordo che la Siria è un paese... a maggior, non solo musulmano islamico, ma a maggioranza sunnita, mentre una ridotta parte sciita, qui anche lo scontro etnico e la guerra civile. Non riesco a leggere le scritte. Istinto di sopravvivenza. Ora qua c'è qualcosa. Questi sono i miracoli del profeta di Costantinopoli. Trucidato ingiustamente per mano dell'ordine della Trinità. Qui altre raffigurazioni a sfondo religioso. È il profeta che parla a un esercito straniero. Li ha convinti a deporre le armi. Ora posso tradurre il greco di livello 1. Il mio greco è ancora un po' arrugginito, ma mi sta portando verso qualcosa che è nascosto da queste parti. Devo segnare i luoghi. Qua c'è qualcosa. Posso scambiare con equipaggiamento e potenziamenti. Ok, qua non c'è più niente, ragazzi, no, vero? Qua è da dove siamo venuti, quindi continuiamo dall'altra parte. Su. No, dobbiamo continuare di qua. Altra stele, sfondo religioso. Condusse i suoi attraverso il deserto, fino all'oasi. Va bene. Qua non c'è nulla di interessante. Qua. Un'entrata segreta. Ok, cerchiamo di tirare giù il muro a picconate. Ancora. Ok. Ragazzi, gli effetti di luce sono incredibili. È incredibile. Se solo papà fosse qui. L'oasi nascosta. Indicatore d'obiettivo. Là dobbiamo andare. Allora, salta e premi X per arrampicarti. Ah, ok. No, lo so, mi sono... cioè, non è che mi sia sbagliato io, ma dobbiamo fare pratica con i comandi. Ricorda molto Uncharted per quanto riguarda queste scalate. Però i movimenti, ragazzi, mi sembrano più naturali. Attenzione, ragazzi, che questi si sparano a vista. Saltiamo. Ah, dovevamo saltare in tempo. Bombe cadavere. Allora, saltiamo in tempo, ragazzi.
Avevo atteso un po' troppo prima. No, che qua. Aspetta, stiamo attenzione. Della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. No, 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 non dobbiamo passare da lì. Allora. Uno. Ok. Due. Verosimilmente come prima di qua. E su. Ah, dobbiamo andare qua dentro. L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. Molto belle anche le ambientazioni, con questo, con queste storie a sfondo religioso. Ma non sono appassionato, ragazzi. Dannazione, andiamo. Mamma mia, ragazzi. Calcio. Ancora. Ancora. La tomba del profeta. Esplora i passaggi della tomba. C'è stata una battaglia. Soldati armati contro pellegrini religiosi. L'ordine della Trinità. Qua un'altra. Figlio, l'ordine della Trinità ha saputo che i seguaci del profeta stanno costruendo un'immensa tomba in un'oasi fuori da Beroia. Ma la cosa più sorprendente è che mentre pensavamo che stessero costruendo la tomba per il profeta, la Trinità ora crede che sia ancora in vita. Abbiamo saputo che predica la sua eresia tra la popolazione locale, attirando ogni giorno nuovi seguaci con le storie di come ha sconfitto la morte. Un bugiardo, un eretico che sostiene di aver fatto miracoli che solo il divino può fare. Hai giurato che era morto, ci hai ingannati. Ok, quindi ripercorro un po' la storia di Gesù. Il profeta, ucciso dall'ordine della Trinità. Ok, l'ordine della Trinità ha ucciso il profeta. Qua non c'è niente. Diavolo, ci è mancato poco. Ok. Come si fa a caricare? Ok. Avanza una forza di esplosione. Potrei riuscire a sganciare quella vecchia piattaforma. Quindi ok, speriamo che funzioni. Andiamo sulla piattaforma. Ok. Oh.
Come si fa a prendere? Non lo so. Prima di andare giù, no, non possiamo andare quassù. Qua. Ok, ragazzi. Devo riuscire ad arrivare più in alto. Forse alzando il livello dell'acqua. Ok, mettiamo il livello dell'acqua per arrivare più in alto. Quindi di là immagino. Sì. Volevo saltare. Ok. Ah, ok. Alziamo di più il livello dell'acqua. Di qua o di là? Di qua? Trappola accuminata. Merda, stanno per entrare. Aia. Però ragazzi, non mi voglio perdere. Noi là dobbiamo andare. Mio signore, quello che dice è impossibile. Queste mani hanno infilato una lancia nel cuore del profeta. L'ho visto morire. Senza dubbio il suo popolo ha messo un altro uomo nel... Ok. Si dubita. C'è qualcos'altro. Qua sotto c'è qualcos'altro, qualche moneta. E verosimilmente noi qua possiamo... No, non possiamo arrampicarci. Forse dobbiamo andare lassù per alzare il livello dell'acqua. Non lo so. Mm.
qui è dove eravamo prima. Però ok, allora di qua ancora. Ok, un attimo, fammi capire se qua siamo obbligati ad andare di qua. Ah, altri. E questo che cos'è? No, 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 no. Siamo stati impicconati. Allora, saltiamo. Abbiamo saltato anche quella. Devo alzare il livello dell'acqua. Mio signore, sono alla guida di un piccolo esercito di fedeli, armati e pronti, e porto buone notizie. Abbiamo individuato la tomba del profeta. Lungo la strada siamo stati attaccati da un gruppo di invasati sotto le insegne del profeta, ma li abbiamo battuti. Ok ragazzi, seguono il profeta, verosimilmente Gesù. Ah, dovevo... Che è successo? Ok, così andiamo bene. Qui c'è qualcosa. Monete. Ok, quindi rompiamo per fare arrivare l'acqua. Vediamo un po'. Ah, forse ho capito. Devo risalire di su. Far andare l'acqua su. Allora, dunque. Io salgo qui su, però ok,
così. Non so, ragazzi. Ma se riuscissi a salire su quella trave. Bene ragazzi, io direi che per questo gameplay ci possiamo fermare qui, continuiamo col prossimo Tomb Raider. Vediamo un attimo. Ok, la tomba, benissimo. Arriveranno presumibilmente i nemici. E non c'è nulla, ovviamente. È vuota. No. No. Dove ho sbagliato? Ehi, c'è qualcuno. Hai visto? Era prevedibilissimo. Bene, ragazzi. Per queste sparatorie ci vediamo nel prossimo gameplay. Spero che vi sia piaciuto. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto. Ciao, alla prossima.